Buongiorno belli, buongiorno e ben arrivati sul nuovo canale di Trippando. Siamo alla puntata 0, all'edizione 0 di questa nuova avventura. Io finora ho sempre raccontato di viaggi, ho sempre raccontato i miei pensieri, ho sempre raccontato dei libri che leggevo, di quello che mi piaceva, di quello che mi passava per la mente. Da oggi si inizia a parlare di libri e di viaggi. Mi è venuta così questa idea, in realtà è un pensiero già di qualche tempo, ora siamo, mentre sto registrando, siamo in tempo di coronavirus, in realtà io è dai primi di gennaio che ho in programma questa nuova rubrica, questo progetto, io è da quando ho iniziato a scrivere il mio libro I Caffè della Libertà che inizio ad avere la passione per i libri, ho iniziato a leggere tantissimo ed è una cosa strana perché io prima di avere i figli ero una buona lettrice, ora sono diventata una lettrice scatenata, sto leggendo tantissimo. Devo dire che ieri sono stata a portare il mio computer in assistenza perché per necessità di lavoro dovevo comunque il computer con grossissimi problemi e sono uscita di casa, sono andata da Vecchiano a Pisa e ho approfittato anche per fare scorta di qualche libro perché veramente l'idea di dire siamo chiusi in casa e io ho pochi libri da leggere. Non mi va giù, non mi va avanti. Considerate che io ho il bimbo grande di 8 anni e mezzo e da quando è nato lui fino alla scorsa estate io ho letto pochissimo. Per lo più ho studiato, ho letto manuali, ho letto cose di blogging, di web marketing, tutta sta roba. E poi, boom, di punto in bianco, beh, mi si è aperto questo, non lo so, questa illuminazione. Per la lettura, devo ringraziare come prima persona la Sara Missorini, che è una mia carissima amica, una editor, ed è stata lei che mentre mi editava il libro mi diceva: Ma io leggerei anche, ma io leggerei anche, ti consiglio qui, ti consiglio là. Sarina, non lo so, hai costruito un mostro, e quindi sono veramente contenta di inaugurare questa rubrica, quindi oggi di fare questa puntata zero e in questa puntata zero vi racconto cosa racconterò e cosa farò. Allora, tutti parlano di libri, poi in questo periodo, figuriamoci, la gente reclusa in casa ancora di più parla di libri. Io vi parlerò, non vi farò delle recensioni classiche. Allora, voi sapete bene, io sono un chimico industriale, quindi conoscenze di letteratura direi molto poche. L'anno scorso ho avviato un progetto con dei ragazzi di una scuola media, per l'apertura di un blog dedicato alla figura dello scrittore Antonio Tabucchi, che è stato un mio compaesano, compagno di scuola e grande amico della mia mamma. E devo dire che per me è stata una cosa molto bella, anche perché io sì, ho curato tutta la parte tecnologica, l'avvio del blog, la struttura con i ragazzi, mi sono divertita, è stato molto bello. Però io ho seguito tutte le lezioni di letteratura che faceva il professor Ovidio Della Croce e per me è stato un grande entusiasmo. Ecco, un altro grazie va anche a Ovidio, perché lui ha fatto a questi ragazzi una delle lezioni molto belle, tra l'altro interattive, bellissime, bravissimo, è veramente una cosa bella, una bellissima esperienza. E anche lui sicuramente mi ha avvicinato non solo alla letteratura, ma alla lettura e quindi insomma mi si è aperto un mondo. Io sono 8 mesi che non sono più la stessa persona, che leggo un sacco di cose, un sacco di libri, leggo cose diverse, però la mia passione resta quella dei viaggi. Quindi io vi racconterò i libri che leggo, i libri che ho letto in passato, i libri che mi sono piaciuti, però dal punto di vista del viaggio. Per cui non vi parlerò di libri che non hanno un luogo dietro, ma vi parlerò di
libri attraverso i luoghi, per cui non avrete delle recensioni classiche, perché quelle le fanno tutti, e io non darei un valore aggiunto, perché io sono un chimico, non sono una letterata. Io sono una lettrice qualunque, sono una persona appassionata di letture e sono una persona appassionata di viaggi e di luoghi. Per cui il mio valore aggiunto sarà quello di raccontarvi un libro attraverso il luogo che c'è dietro. Sicuramente ci saranno delle interviste agli autori, ci saranno dei giri nelle librerie, soprattutto in quelle della mia zona che io maggiormente frequento. E quindi ci saranno dei racconti di luoghi, di storie, di libri, di viaggi, tutto insieme. Ho già fatto delle prove, ma facendo delle registrazioni con il mio telefono. Non sono venuta un granché, quindi da oggi riparto faccio un punto a zero e riparto. Spero di potervi portare nel mio mondo a conoscere autori, a scoprire libri nuovi, libri vecchi, comunque sia libri che parlano di luoghi. Io vi ringrazio. Vi consiglio di seguire questo canale perché sarà bellissimo e divertentissimo. Vi do appuntamento all'edizione, alla prova, come si dice? Alla registrazione, come si chiama? La puntata, ragazzi, ma io faccio le puntate e non me ne accorgo nemmeno. Allora, appuntamento alla puntata numero 1. Seguite il canale. Cliccate tutti, mi piace, commentate, insomma, fuoco, fuoco ragazzi, fuoco perché qui ci si diverte. Cioè, se non ci si divertiva, figuratevi se io mi mettevo qua con tutta sta apparecchiatura, sistema, fai la telecamera, metti briga. Quindi sarà una cosa divertentissima. Alla prossima, vi aspetto. Ciao belli, ciao ciao.